Il nostro cammino in compagnia del profeta Geremia in quest'ultimo squarcio di Quaresima che ci vuole preparare alla Settimana Santa e alla Pasqua. È un cammino a volte duro come è stato un po' il rapporto tra Dio e il popolo di Israele, ma come potremmo dire anche oggi, il rapporto duro tra Dio e l'uomo, perché vedete Dio è lotta sempre per salvarci e noi facciamo di tutto per non farci salvare, e questa è una lotta veramente impegnativa. Pensate che nel 586 a.C. Gerusalemme, la città santa, stava per essere rasa al suolo, quindi dai babilonesi. Geremia, al capitolo 15, versetto 9, descrive così la situazione. La madre di 7 figli esala l'ultimo respiro. Per lei il sole tramonta, anche se è giorno pieno, è coperta di un manto di umiliazione. No, questa immagine di avere un cielo pieno di sole, un cielo in cui il sole brilla, ma vedere la notte è qualcosa di terrificante. Ormai la vergogna, il manto di umiliazione, come dice Geremia, avvolge tutto. Bene, non è un'immagine solo storica del passato. Guardate che se noi veramente ci fermassimo un attimo a riflettere, potremmo dire che anche oggi questa immagine di Geremia si può applicare al nostro mondo. Un mondo dove ci può essere anche il sole che brilla, ma la notte regna, la notte della violenza, delle ingiustizie, delle guerre, delle sofferenze che non hanno senso. Sì, perché ci sono sofferenze che hanno senso e sono sofferenze umane, ma sofferenze che non hanno senso, perché quelle sofferenze nascono dalla cattiveria degli uomini. Pensate ai bambini che muoiono, non solo per la fame, ma che muoiono per le bombe. Pensate all'uomo che si arricchisce passando anche sul cadavere dei propri genitori, se non dei propri figli. Ebbene, questa notte fonda regna ancora e l'umiliazione, la vergogna avvolge tutto. Un grande profeta, David Maria Turoldo, morto nel 1992, un profeta che io amo, era un monaco servita, un frate servita, servo di Maria, scriveva queste parole che possiamo applicare alla nostra vita. Salva la tua creatura, Signore, l'uomo che porta l'immagine tua, uomini schiavi, oppressi, malati, uomini senza nessuna speranza, turbe di Lazzari intorno ai palazzi, morenti a turbe in mezzo ai deserti, ed altri uomini empi e rapaci, tutti in peccato, e leggi ingiuste, torture, violenze, è sempre il giusto che paga e che muore. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti!